Ricordo un telefilm che vedevo da bambina, Che ti passa per la testa. In pratica è ambientato nella mente di tale Herman, mente che viene rappresentata come un salotto in cui quattro persone, che sono le funzioni primarie del cervello di Herman, commentano la sua vita. Se lo trovi, guardalo. È un po' vintage, ma è carino. Immagino che tu sappia che il nostro cervello è bipartito. L'emisfero destro si occupa del pensiero creativo, della musica e dell'immaginazione. Il sinistro, invece, organizza il pensiero logico, la matematica e tiene tutto in ordine. Ecco, se potessi mostrarti la mia mente come se fosse un salotto, anche se la mia è più una nave pirata, a destra vedresti un coniglio a molla, te lo dicevo nella scorsa puntata, e a sinistra vedresti un furetto analista della Vergine come me. Ora, chiariamoci, il mio furetto dorme per la maggior parte del tempo. Faccio schifo in matematica, sono una pessima casalinga e non ho decisamente il senso della misura, soprattutto in cucina. Un esempio? Il mio calendario editoriale è praticamente il sottobicchiere del coniglio. Sì, quello dell'emisfero destro. Però, c'è un però, quando ho cominciato a vivere il mondo da narratrice indipendente, ho capito che avevo solo due opzioni. Potevo lasciare il furetto in letargo e mandare tutto in vacca, oppure potevo svegliarlo e cercare di organizzare un minimo il lavoro. Ti racconto come. Hai presente quando un audiolibro ti trascina dentro la storia e ti dimentichi che la stai ascoltando? Quello è un audiolibro fatto bene e io voglio scoprirne tutti i segreti. Sono Valentina, la musifavolista, consulente di produzione e formatrice per narrazioni audio, e questo è Narratrice Nomade. Un podcast che parla di voce, di suono e di audio per chi vuol far viaggiare dall'orecchio al cuore. Le prime volte che registravo ero un disastro. Senza saperlo, ma ero un disastro. Registravo in posti diversi, con il microfono in posizioni differenti, con microfoni differenti. Non riascoltavo le ultime take, insomma, erano audiolibri pessimi, terribili. E non posso neanche farteli sentire perché quelli che erano sui canali pubblici li ho eliminati. Ma già se ascolti quelli più vecchi fanno veramente schifo. Zero dizione, zero competenza di editing, e meno male che almeno avevo dalla mia qualche anno di canto, le esperienze in sala di registrazione e la formazione in propedeutica vocale, perché altrimenti avrei dovuto cancellare l'intero canale. Che poi ad un certo punto ho preferito lasciare lì anche i titoli di qualità inferiore rispetto a quelli più recenti, perché mi sembra anche giusto mostrare i percorsi che si fanno nella vita, ma vabbè. Non assecondiamo il coniglio, sennò parto per digressioni e questo episodio non termina più, anzi forse neanche parte. Il punto è che ho imparato, con tantissimi errori e parecchia fatica, che la progettazione del prodotto audio, soprattutto quando sei indipendente, è vitale. Perché ci sono una marea di cose che tendiamo a trascurare, e questo non perché non siamo abbastanza bravi, semplicemente perché, sorpresa, quando lavori da sola in questo settore, hai molti più ruoli, fai molti più lavori di quelli che credi. Non solo registri, ma ti fai autoregia, e non è semplice farlo, eh? Poi ti occupi di montaggio, di editing, di sound design, che se ti va bene metti giusto due suonini o una musichina iniziale, ok, ma se già parliamo di sonorizzazioni presenti o musiche da selezionare, il lavoro triplica, quadruplica, e non è mica finita, eh? Perché se appena appena guardiamo un passo più in là del prodotto audio, troviamo la questione metadati, copy, grafiche, personal branding e autopromozione, ma per oggi concentriamoci sulla progettazione del solo audio. Quindi, cosa succede quando non organizziamo il lavoro? Che va tutto a merda, cioè, succede che l'audio non è uniforme, che l'esperienza di ascolto ne risente, che l'editing ci fa impazzire, e ancora più facilmente che il lavoro finisca per seguire ritmi emotivi o motivazionali. Quindi ti deve andare bene sentirti sempre sul pezzo, se no alle prime difficoltà si finisce per mollare il colpo o, peggio ancora, dilazionare le registrazioni nel tempo, che rischia di diventare un tempo biblico. E a quel punto cosa fai? Rifai tutto da capo. Penso di aver registrato il libro sulla Prima Guerra Mondiale almeno 6 volte tutte. Ora, che tu lo faccia per passione o per professione, se riuscissi a trovare un ritmo di lavoro che ti consentisse di rendere al meglio la lettura del testo, non saresti più felice? Ecco, allora adesso parlo direttamente al tuo e al mio emisfero sinistro, quindi quello logico. Qualità, signori, qualità! Si punta alla qualità
audio e per ottenerla si pianifica. Anzitutto bisogna considerare lo spazio e il tempo a disposizione per registrare. Hai tutta la giornata a disposizione o segui i ritmi di una famiglia, di un altro lavoro o di impegni assortiti? Non è che mi voglio fare i fatti tuoi, ma è importante capire che per sistematizzare un lavoro delicato come quello della narrazione audio serve avere ben chiaro il posto che possiamo riservargli nella nostra vita. Qualche anno fa ho intervistato Lorenzo Pieri, un narratore indipendente incredibile dalla voce meravigliosa, e lui mi ha raccontato che registra tutte le mattine intorno alle 6, con la voce bella riposata e tutte le basse presenti, e infatti ha una voce corposissima. Ovviamente registrare dopo un'intera giornata di attività non è il massimo perché voce e corpo sono stanchi, ma se quella è l'unica fascia a disposizione, allora ci si organizza al meglio. Io te l'ho detto, registravo di notte dopo 13 ore di turno in negozio. È importante sviluppare autodisciplina, costanza e organizzazione. Dividere le registrazioni nel tempo, avendo cura di distribuire il carico per non affaticare la gola e le orecchie, soprattutto considerando le nostre caratteristiche fisiche. Per quanto tempo la nostra voce mantiene il timbro? Fai una prova. Registra la stessa frase all'inizio e alla fine della sessione di registrazione e poi riascoltati. Cosa cambia? Come cambia? C'è più energia? C'è più fatica? Si è abbassata la voce? Sono cambiate le note? È importante conoscere la propria vocalità quando si lavora in questo ambito per poter rispettare i propri limiti e piano piano espanderli. E non ti fare demoralizzare se vieni a sapere di narratori che registrano 6 ore al giorno senza accusare ma tu non ci riesci. Le nostre vite, le nostre possibilità sono tutte differenti e questo è in parte il bello di essere freelance. Sai che è imbarazzante trovarmi a scrivere tutte queste frasi pseudo-motivazionali? Progettare l'audio poi significa anche creare una routine lavorativa che a tratti può diventare rituale per certi versi. Che ne so, preparare la stanza e il materiale, riscaldare la voce e l'articolazione, rientrare nel mood del libro e poi via con le 5, 10, 35, 80 pagine consuete. È anche bene avere una routine di editing fatta di sequenze, di scadenze, di gesti organizzati. E attenzione, perché a molti la parola routine spaventa o annoia, ma qui si sta parlando di creare un modus lavorativo che da indipendenti equivale a il lavoro lo inizio e lo finisco, e lo faccio bene, così mi pagano. E il fatto di darsi un certo tipo di abitudine e costruire una disciplina è di aiuto sia se lavori da sola, sia se lavori con o per qualcuno, perché la capacità di organizzare e gestire il lavoro è una risorsa sia per te che per gli altri. Come ogni lavoro, anche tutto quello che ha a che fare con la voce e l'audio richiede un certo livello di professionalità per creare qualcosa che si possa definire a regola d'arte. Questo per tanti motivi e soprattutto perché una persona può definirsi professionale quando sa fare quello che fa e ha le competenze necessarie grazie a un certo livello di preparazione, che ovviamente non si matura in 2 giorni ma nel corso del tempo. Se guardiamo con attenzione le nostre giornate, la preparazione migliora al migliorare dell'organizzazione. Quando si pianifica, in questo caso, un progetto audio e legato comunque alla voce, è impensabile escludere alcuni aspetti organizzativi che riguardano lo spazio fisico, inteso dove registriamo e quali strumenti usiamo, e lo spazio digitale, con altrettanti strumenti digitali, ma non solo. Dobbiamo imparare a organizzare anche il tempo da dedicare alla progettazione, senza credere che questo tolga spazio alla creatività o all'improvvisazione. Vuol dire invece imparare a conoscerci meglio, a sapere come rendiamo nell'arco della giornata, quando possiamo registrare o dedicare del tempo ad attività più strategiche, mettendo a leva le nostre competenze, appunto. Se ci togliamo dalle scatole la definizione dei blocchi di tempo, la progettazione, la programmazione e tanti altri aspetti, perché appunto ci pensiamo e li organizziamo, ecco che poi la nostra mente sarà libera di esprimersi. A quel punto avrà lo spazio necessario, ideale per la creatività che fa parte di noi. Deborah Montoli, Professional Organizer. C'è una bella differenza tra registrare e progettare. E in quella differenza ti giochi buona parte delle competenze da narratore indipendente. Anche perché lavorare con la voce non è sempre facile.
Ci sono così tanti fattori che influenzano la qualità della voce del narrato che si trascurano: raffreddori, mal di testa, la tosse, come io adesso sì, sto registrando con la tosse che non mi molla da 3 settimane, stanchezza, malumore. Sì, guarda che il malumore la voce lo racconta tantissimo. Ma anche dormire o bere di meno, avere mangiato troppo o troppo poco, davvero non c'è fine alla mole delle cose che possono influenzare la qualità del tuo narrato, sia in termini di performance che in termini di fattibilità. Registra un po' con un attacco di cervicale, poi ne riparliamo. Non è una cosa che fai da un giorno all'altro, ma fidati, provaci. Io ci ho messo un po' a svegliare il furetto analista emisfero sinistro, ma ora la progettazione della narrazione audio mi piace tantissimo e la vivo come una soddisfazione, perché so che gli imprevisti capitano sempre, ma sempre, anche quelli che proprio sembrano usciti da un film o da una barzelletta. Ma so anche che in qualsiasi situazione ho un metodo di lavoro che mi consente di riprendere, riparare o riarrangiare tutto ciò che va storto. Certo, è meno felice il coniglio, ma se fosse per lui vivremmo in un minivan, per cui... Che poi, oddio, io al minivan ci sto pensando per davvero, perché alla fine sto dividendo la mia vita tra Milano, Genova e Bergamo, quindi... Ma vabbè, questa è un'altra storia. Ad ogni modo, mettiti in gioco e progetta. Se hai bisogno di me, mi trovi su lamusifavolista.com o su mettiamocilavoce.it. E oggi ho registrato con Luna M Audio Serie 2 in ambiente parzialmente trattato e chissà se ho editato con Reaper o Pro Tools alla fine.